Un appello è un vero grido d'aiuto, quello lanciato oggi dal sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna, dagli scranni dell'aula consiliare, dopo la notizia dei 20 milioni di euro stanziati per Lampedusa per investimenti sull'isola. Un invito lanciato ai sindaci dell'area Iblea, ai sindacati, alla deputazione regionale e nazionale, affinché si faccia fronte comune per chiedere al governo un aiuto concreto per la cittadina marinara, che nel 2014 ha accolto quasi 28.000 migranti e paga un prezzo altissimo in termini di immagine, di calo di presenze turistiche e danni alle attività portuali. Dare a Lampedusa 20 milioni di euro è un riconoscimento che va ad un'isola che ha dato tanto, ma che da un po' di tempo a questa parte non fa più immigrazione. Penalizzare la mia città, penalizzare le mie attività commerciali. Proprio ieri non è stata fatta entrare in porto una nave che doveva scaricare dei tubi perché doveva entrare la nave dei migranti. O a Pozzallo si dà una compensazione o da questo momento in poi il sindaco di Pozzallo farà le barricate contro l'arrivo di questi migranti. E in tanti hanno accolto l'appello del sindaco, oggi esprimendo la volontà di lavorare insieme per la città e portare avanti la battaglia insieme a Pozzallo. Ci si rende conto che c'è una sperequazione, c'è una inadeguatezza di risposta da parte del governo rispetto ai bisogni della comunità pozzallese. Ci muoveremo tutti assieme in sinergia per far cambiare posizione al governo. È un momento importante, credo che sicuramente sarà possibile fare luce sul problema e capire quali sono le richieste concrete che il comune di Pozzallo vuole fare al governo, quindi cercheremo un po' di fare appunto della situazione, cercheremo di fare un programma e di capire in che modo il governo naturalmente possa dare una mano. Seguiremo la battaglia fino alla fine con il sindaco del comune di Pozzallo, perché è giusto che questo avvenga. Pozzallo sta dando grande testimonianza per la popolazione iblea, testimonianza, come abbiamo detto, di solidarietà e di umanità, e quindi non sostenerlo sarebbe una grave violazione delle regole più elementari di natura istituzionale. E siamo qui proprio per ribadire che è doveroso da parte del governo fare per Pozzallo quello che si fa per altre parti della Sicilia, per altre isole e quant'altro, quindi non è una guerra tra i poveri, è ristabilire un patto di affidabilità tra il popolo sovrano e la politica.